Servirà una partita perfetta, eh, io credo che lo sport e eh, il calcio eh, sia qualcosa di straordinario perché eh, ammette sempre una rivincita, eh, la rivincita eh, ci invita sempre a non mollare e noi non lo faremo fino, fino alla fine, abbiamo una grossa opportunità, eh, è difficile, ma difficile non vuol dire impossibile, vuol dire solo che bisogna, bisogna darsi da fare. È chiaro che abbiamo perso, forse anche immeritatamente, la squadra ha dato tutto. Io credo che ogni tanto conviene voltarsi indietro e, e vedere quanta strada si è percorso. Questo è un gruppo che, che ha fatto 22 vittorie stagionali, ha fatto 66 gol, è arrivato a quarta in classifica e quindi di strada ne ha fatta tanta. E questi sono dati che, che nessuno può cancellare. Domani tanti vorrebbero essere al nostro posto. Abbiamo l'opportunità di giocarci il passaggio del turno, di andare in semifinale eh, e credo che questo indica che abbiamo fatto tanto, eh, però il nostro percorso non è ancora finito, abbiamo una fish e ce la giocheremo fino in fondo. Ci sono 90 minuti da giocare, giocarli, giocarli al massimo, sappiamo che dobbiamo fare una partita con poche sbavature e dobbiamo essere bravi a sfruttare tutte le occasioni. Eh, e la partita è lunga, eh, quindi dobbiamo, eh, dobbiamo cercare di, di, non, di non avere fretta, perché nel calcio abbiamo visto che può succedere di tutto, eh, quindi eh, bisogna avere massima fiducia, perché noi siamo partiti il 16 luglio con, con un sogno e questo sogno è ancora vivo, perché... I nostri cuori battono ancora, e il gol del 2-1 ci ha lasciato aperta una speranza, finché c'è speranza eh, bisogna, bisogna credere che qualcosa di straordinario possa succedere. Voglio fare una menzione a, a, al pubblico, ma al nostro, perché aver riempito e aver riportato la gente allo stadio. Per noi è, è un grandissimo risultato ed è una cosa che non dobbiamo disperdere, dobbiamo, anzi, dobbiamo continuare a, a, ad accendere questo fuoco, questa passione, perché è stato, abbiamo vissuto delle emozioni straordinarie in queste ultime settimane e, e queste emozioni bisogna portarsele dentro, bisogna portarsele in campo domani perché <coughs> i sogni sono fatti per essere inseguiti e noi lo faremo fino in fondo.